La posizione più dura contro il decreto banca è quella del Movimento 5 Stelle. Su questo punto e sugli altri temi dell'attualità politica abbiamo ascoltato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, che domani sarà a Ventimiglia per un sopralluogo sul fronte dei migranti. L'intervista di Barbara Romano. Vi siete lanciati in una battaglia durissima sull'immigrazione, accusando addirittura Renzi e Gentiloni di crimini contro l'umanità. Ma cosa fareste se foste voi al governo? Prima di tutto diciamo che ieri l'agenzia per i confini europei Frontex ci ha rivelato che stanno arrivando tutti questi migranti in Italia perché Renzi e il governo Renzi hanno autorizzato l'arrivo di tutti questi migranti solo nei porti italiani, e questo è scandaloso, ed è per questo che abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di chiarire o verrà sfiduciato. Ovviamente per noi, se dovesse essere al governo, chiederemo all'Europa di aprire gli altri porti, perché non si può essere europeisti con le frontiere dell'Italia e le coste siciliane. Avete accusato Renzi di aver fatto proposte di facciata a Bruxelles, ma voi in parte non proponete le stesse cose chiedendo l'abolizione del fiscal compact? Tutti propongono le stesse cose, il problema è la credibilità. Queste proposte Renzi le scrive nel suo libro dopo che ha governato 3 anni e non le ha fatte. Perché questi signori fanno queste proposte sempre quando vanno a casa e mai quando sono al governo? Perché siete così contrari al salvataggio delle banche venete? Questo decreto non salva i correntisti delle banche venete, neanche i dipendenti, salva quelli che le hanno ridotte così, i manager, dal reato di bancarotta fraudolenta. Mentre i manager sono a fare shopping, le famiglie italiane hanno perso i loro risparmi.